Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi vogliamo presentarvi una bicicletta attesa per molto tempo. Finalmente abbiamo fra le mani la prima Norco Sight VLT edizione 2022. Parliamo di un nuovo modello completamente rivisto per dare una nuova concezione di all mountain, direi abbastanza spinto. Parliamo quindi di una bicicletta con caratteristiche ben evidenziate riguardano all'enduro spinto, direi 64 di sterzo, 77 di gradi di piantone, 160 anteriore, 150 posteriore, con ruote da 29. La caratteristica del telaio è stata rivista completamente con il nuovo sistema del carro posteriore, quindi vedete bene come è stato studiato il carro, senza ponte di irrigidimento ma con le bielle di rinvio dell'ammortizzatore, messo di traverso proprio per ottimizzare anche per ammortizzatore piggyback l'ingombro sulle gambe. Tutto è basato su un'elettronica Shimano EP8 con la possibilità appunto di avere una batteria di doppie capacità, o 720 o 900 addirittura, quindi capacità uniche sul mercato abbinate al motore Shimano EP8, con la possibilità proprio di rimozione della batteria. Infatti si vede bene come c'è la possibilità, grazie a aver messo in modo diagonale il motore, della rimozione al di sotto della batteria stessa. Questa che vi mostriamo è la versione in alluminio A2 e quindi vi stiamo facendo vedere il primo prezzo con montaggio RockShox con trasmissione Dehor. Il colore è molto appariscente, molto affidabile, direi. Freni Shimano, sospensione RockShox, trasmissione Dehor, sempre Shimano, elettronica completa Shimano, con naturalmente l'elettronica compresa appunto dello schermino del comando. Altra chicca, il nuovo reggisella RAD, che ha la possibilità di modificare la propria escursione fino a più o meno 30 mm per variare a seconda delle proprie lunghezze gambe e la posizione in sella. Passate in negozio a vederla e toccarla con mano, vi aspettiamo, grazie, ciao!